Presente quei visi che non amano il trucco ma vorrebbero vedersi meglio? Le donne o ragazze ogni tanto mi chiedono di migliorare ma con dei prodotti che non le facciano apparire truccate. Prodotti non pesanti, da texture leggere. Persone che si sentono letteralmente soffocare quando indossano del trucco, che quindi sono alla ricerca di texture e prodotti cosmetici che non pesino sul viso, ma anche tutte quelle persone che vogliono vedersi meglio ma sembrare struccate. Oggi sono qua a introdurvi un trucco furbissimo, ma anche delle tecniche, dei prodotti con le quali sembrerete struccate e non avrete la sensazione di soffocamento sul viso. Quindi seguite il video fino alla fine e la nostra trasformazione. Non mi perdo in troppe chiacchiere e parto preparando al meglio la mia base. Vado a farlo con un brand che ha tutta la mia fiducia da tanto tempo e io consiglio vivamente di provare qualcosa di The Youth Skincare. Tra l'altro sono arrivati i nuovi packaging e sono ancora più belli e ricercati rispetto ai precedenti. Per chi non lo conoscesse, The Youth Skincare è un brand che nasce da un'italiana che fa sviluppare presso laboratori cosmetici di alta esperienza i propri prodotti all'interno di una filosofia mirata verso la cura dell'ambiente, dell'ingredientistica, in laboratori che hanno la sede fisica anche nelle aree blu del Mediterraneo. Alcuni prodotti infatti sono made in Greece, altri made in Italy. Questo brand ispirato alle zone blu del Mediterraneo potrà piacerti moltissimo se cerchi prodotti che si assorbono all'istante, non pesano sulla pelle e non si percepiscono. Questa è la doppia detersione di Youth con Refresh, detergente con acido salicilico e la novità dissolve questo burro struccante dalla texture scioglievole che rispetta la barriera della pelle e strucca tutto. Ma oggi sono qua a passarvi un nuovo codice sconto, AMBRA35. Puoi avere il 35% per provare la grande novità, il grande protagonista di questo video, ovvero il nuovissimo siero di Hot Skincare. Lui è secret e letteralmente te ne innamorerai per quest'estate. Emozionata perché quando ho provato il prototipo di questo siero ben 2 mesi fa sono rimasta incredula dall'effetto che regalava alla pelle dopo già la prima applicazione. Ti svegli al mattino dopo con una pelle rimpolpata, idratata, con i rossori e le venuzze che io ad esempio ho nella zona attorno al naso visibilmente attenuate. Questo siero è davvero stupendo, si posiziona benissimo nella routine post mare o può abbracciare tranquillamente le esigenze delle persone che non amano texture pesanti sulla faccia. Dios mi è piaciuto perché lo sapete, ha texture particolarmente leggere che non pesano sul viso, che possono idratare e fare una bella azione anti-età anche su pelli che si sentono soffocare quando indossano una crema o un prodotto skincare. Questa è la soluzione giusta perché i loro prodotti sono proprio stati sviluppati con focus su alto assorbimento, quindi sono anche perfetti sotto al make-up, ma anche per non pesare sulla pelle. Applico il siero Secret che vi dirò in estate. Se non avete particolari esigenze di idratazione, può bastare anche da solo per dare un'ottima idratazione. Parlo per le pigre. Secret è un siero con ingredienti molto innovativi di altissima qualità e molto performanti già dalle prime applicazioni. Infatti abbiamo una serie di acido ialuronico a basso, alto, medio peso molecolare. Questo significa che penetra nei vari strati della pelle per permettere un'idratazione profonda e controllata. Ovviamente queste molecole di acido ialuronico avranno un'azione mirata anche sulle linee sottili, sulle rughe, su elasticità e morbidezza complessiva della pelle. Abbiamo poi un ingrediente secondo me molto interessante, ovvero un estratto di microalghe ottenute attraverso una biotecnologia che permette di sviluppare questo attivo che ha un'azione mirata sulla barriera cutanea, non occlude i pori e dona tanta luminosità alla pelle, ha quasi un'azione antiossidante potentissima. La texture infine, l'avete vista, è leggerissima, diventa davvero piacevolissimo anche nei periodi di grande caldo estivo applicare un siero come questo perché ti dà proprio quest'idea rinfrescante. Io vi dico solo che lo amo e sono certa che soprattutto in estate potrà piacere a tantissimi di voi, quindi avete lo sconto del 35%. Ambra 35, io non parlo più, vi ho già avvisato. Ora però proseguo la mia routine con gli altri 2 prodotti in gamma di Youth che già conosciamo largamente, oltre un anno che li utilizziamo. Apro i nuovi packaging, anche se ho ancora in utilizzo il vecchio pack. Voglio dare una punta della crema contorno occhi, questa è la Awake Eye Cream. È una crema paradisiaca, tantissimi feedback positivi anche sulla Wake perché è leggera, idrata, distende. Tra l'altro, una crema molto mirata sull'antietà perché contiene tartufo e degli attivi quali la vitamina C vanno a lavorare sulla parvenza delle occhiaie. La tua occhiaia viene illuminata e per davvero perfetta anch'essa grazie alla sua texture molto soffice di rapido assorbimento. Non amate i contorno occhi troppo pesanti che gravano sul contorno occhi e invece che migliorarlo te lo vanno a peggiorare. La Wake è una delle
le mie creme contorno occhi preferite. Le Restore sono molto curiosa perché invece rispetto a quella che io ho in utilizzo hanno cambiato la formula. Questa è la nostra amata Restore, la crema viso leggerissima di rapido assorbimento che ho amato quest'estate ma che ho utilizzato anche per tutto l'inverno. Potere anti-age o slow age anch'essa. Attivi mirati anche in questo caso, infatti combina l'alga rossa, la rhodiola rose anche chiamata radice d'oro e l'acido ialuronico. Riduce le linee sottili, le rughe d'espressione e dona alla pelle un aspetto più compatto e decisamente più luminoso. Hanno cambiato la formulazione e si presenta molto meno liquida rispetto alla precedente che a me piaceva tantissimo. E applico una piccola quantità. È una crema stra completa, super avvolgente, si è già sciolta, però è una texture che non rimane più ricca rispetto all'altra, già assorbita. Zero strato, posso dire wow. Sono pochi i brand emergenti che mi hanno davvero fatto rotolare dalla seggiola a ogni loro lancio che avevo la possibilità di provare in anteprima. Dior Skin, che era uno di questi, io vi invito davvero a provare qualcosa del brand, soprattutto ora che arriva l'estate. Sono certa che saranno tra i vostri prodotti skincare preferiti. Con la nostra meravigliosa skin prep andiamo a costruire un look giorno. Prendo un pennello di mia fiducia e l'Instant CC Cream di Tasty. È un prodotto che a me piace tantissimo, ha effetto velo, vedo, non vedo, ecco perché voi sembrerete struccate. Va ad adagiarsi sulla pelle creando quasi un film leggermente colorato che uniforma bene, scorre in aderenza con il viso ma non crea strato, non crea spessore. Ecco che con un make up come questo andrete a uniformare, riaccendere il colorito spento ma senza sembrare truccate. Questa è proprio una routine giocata sul non spessore, dalla skin prep che abbiamo realizzato con i prodotti di Youth ai prodotti che andrò ad applicare in successione. Renderete proprio conto che saremo migliorate tantissimo alla fine del video ma senza percepire strato e prodotti che soffocano e soprattutto senza sembrare truccate, o meglio così tanto truccate. Comunque ecco qua l'effetto di questa CC Cream di FaceD che io acquisto su Amazon. È un prodotto che a me piace molto per l'estate, mantiene l'idratazione sul viso, però soprattutto se applicata con pennelli come questo o anche con le mani, se vi piace il metodo stesura mani sappiate che va benissimo. L'effetto è vedo non vedo, abbiamo uniformato il viso, dato anche una dur un po' dorata perché questa è la tonalità ancora dello scorso anno, la medium, ma senza creare peso sul viso né l'effetto soffocato. Io amo questa CC Cream. Comunque non perdiamoci in chiacchiere perché questo vuole essere anche un video molto veloce. Ora voglio preparare le mie labbra gonfiandole anche un pochino. Utilizzo questo prodotto di NYX, il Duck Plump, che pizzica parecchio, quindi attenzione se non vi piacesse l'effetto, però dà un meraviglioso effetto rimpolpato sulle labbra, lo vedi subito ed è molto evidente. E lo uso con lo scopo di andare a stimolare la microcircolazione dell'aria labiale per preparare le mie labbra al meglio ad accogliere un prodotto anch'esso che dia un effetto truccata barra struccata. Ma ora, correttore, ne applico uno sottilissimo, questo è il Boeing di Benefit, e vado a mettere una punta nell'area interna dell'occhio. È molto importante in presenza di formazione orbitale simile alla mia, quindi con occhio che rientra, in presenza anche di occhiaie, andare a posizionare il vostro correttore nell'angolo interno dell'occhio. Solo andando a posizionare un correttore che abbia un sottotono leggermente caldo nell'area del contorno occhi si riuscirà a ottenere un effetto di occhiaia coperta ma di occhio illuminato. Ho utilizzato il colore numero 6 dei miei Boeing Concealer perché ha un sottotono leggermente che richiama il salmone. Ora però andiamo a uniformare e illuminare con un altro prodotto molto leggero. Bene il Touche Éclat di Yves Saint Laurent se lo avete, bene le penne correttive di Kiko se vi trovate bene, io purtroppo no, ve l'ho bocciata tempo fa perché mi entra nelle pieghe. Mi trovo bene con il Prep and Prime di MAC, questa penna illuminante con leggero colore correttivo. È un prodotto la cui consistenza è davvero leggera ed è un prodotto che amo da tantissimi anni, uno dei prodotti che acquisto davvero da più anni perché dà l'effetto illuminato senza però essere visibile. È una sorta di correttore molto più leggero. Lo tampono con la spugna, vado sui laterali del naso e sull'alto zigomo. Mi adoro l'effetto bellissimo perché ti dà l'idea di make up che c'è ma non si vede. Sottile e senza strato è anche il Contour Wand di Charlotte Tilbury. È un prodotto che io amo per il contour anche perché ti dà un effetto vedo non vedo molto piacevole. Lo applico dapprima in queste aree e lo assumo con un pennello come questo o anche a setole più morbide. Lo tampono spostando il prodotto
verso l'esterno. Il contour wand ti dà giusto quel tocco di definizione barra abbronzatura. È un prodotto tutto in uno, secondo me. Infatti non riproduce esattamente l'effetto del bronzer, ma non è solo un semplice contouring. Definisce da calore e colore e lo fa però in maniera assolutamente naturale. Si sfuma da solo, si fissa bene, ma non fa strato, tu non percepisci lo strato di prodotto. Trucchetto time: potete rifinire i bordi del vostro contouring con la spugnetta sporca del vostro correttore. Lo zigomo apparirà immediatamente più alto, più definito. Illuminante: uso un illuminante che ha 0,0 spessore. Questo fa parte della linea Armani ed è l'highlighter e mi piace proprio perché ti conferisce questo effetto vedo non vedo della serie. Ce l'ha l'illuminante o risplende di suo? Risplendo di mio, fatti fatti tuoi. Amo questo illuminante, è uno dei pochi che non texturizza la pelle, infatti vedete? Oso a spingermi anche più giù dove ho dei poretti dilatati. Si nota solo quando la luce rinfrange sulle aree dove l'abbiamo applicato. L'ho sempre definito il perfetto illuminante giorno o l'illuminante perfetto di chi non ama l'illuminante. Crea dei punti luce davvero iperrealistici, senza enfatizzare i difetti della texture della pelle, irregolarità della grana oppure le rughette. Un illuminante che mi fa impazzire ultimamente invece è questo che ho acquistato in Italia ed è di Rare Beauty. Vi insegno come mettere l'illuminante in modo che traspaia in modo naturale dal vostro viso. Questo ha finish luminoso e io lo applico sul palmo della mano, prendo o un pennello o una spugnetta, intingo il prodotto in modo che scarichi, rimanga solo l'alone colorato. In questo modo la spugna tratterrà più quantità di prodotto, siamo d'accordo, però il rilascio è molto più controllato. Blush come questi di Rare Beauty che hanno un'alta pigmentazione è infatti facilissimo esagerare le quantità e noi oggi per l'appunto volevamo l'effetto velo. Anche la miglior cipria può farsi notare e far perdere l'effetto velo. Ma ora ne prendiamo un pennello ampio, andiamo a fare ruotare la cipria di Huda Beauty, una delle mie preferite, nelle setole in modo che scompaia e andiamo a fissarla in questo modo con questi movimenti tamponando. Queste sono tutte tecniche che ho rubacchiato in makeup artist, soprattutto nei contesti fotografici dove il trucco deve essere magari naturale ma non si deve vedere nell'occhio di una camera che con quelle luci, quei riflettori, quell'alta definizione cattura tutto. Questa è una tecnica che condivido volentieri con voi, per cui fissare il make up senza l'effetto cipria, quindi pochissima quantità di prodotto ben penetrato nelle setole, poi invece che ruotare tamponare in questo modo. Però c'è un piano 2, se non amate in nessun modo la cipria sul vostro viso possono funzionare benissimo dei setting spray, questo lo sapete è uno dei miei preferiti se non il mio preferito. Il setting spray serve sia a fissare il make up o, e oggi lo useremo con questo scopo, a togliere l'effetto polveroso della cipria che poi è quello che ci fa apparire opache e truccate. Quindi ridefinisco anche qualche peletto delle sopracciglia. Questo è Feel Brow di Pur Bio, lo adoro e vi consente di creare dei tratteggi davvero sottilissimi e creare dei peletti in maniera decisa ma veloce. Può bastare anche andare nelle aree dove vedete dei pelettini che mancano e appoggiando la punta fare un tratteggio veloce. Per dare credibilità alle mie sopracciglia qualora avessi usato un prodotto troppo opaco, io utilizzo di solito i brow gel per togliere quella polverosità che di solito alcune tipologie di prodotto, ad esempio se amate disegnare le sopracciglia con una matita opaca o un ombretto, possono conferire alle sopracciglia. Questo di Aiko mi piace perché rimane morbido sulle sopracciglia, non le ingessa ma restituisce lucidità al pelo. Quando voglio creare un trucco no makeup makeup che mi fa sembrare struccata utilizzo un ombretto come questo. Ora questo è il Saint Crush di Yves Saint Laurent nella nuance 6, però ne esistono tante alternative. Se avete la palettina Yves Saint Laurent c'è un colore molto simile a questo. Ma cosa distingue un colore come questo che potete trovare di brand anche più economici da altri? Il fatto che non è un opaco, ma non è nemmeno uno shimmer. Astra potrebbe fare degli ombretti mono simili. Questo ombretto mi servirà sia a dare profondità e definizione all'occhio,
a incorniciare l'occhio, ma senza appesantire o gravare, sia grazie alla colorazione che è molto neutra, naturale, così che a colpo d'occhio anche voi non vi rendete conto se io sia o non sia truccata, ma anche per fissare le oleosità che la mia palpebra, ad esempio, produce durante la giornata. E io con un solo prodotto ho dato tantissima definizione al mio sguardo, senza far notare più di tanto che abbiamo applicato un prodotto sulla palpebra. Un altro prodotto che è andato un po' fuori hype, ma secondo me rimane un'eccellenza in casa Benefit, è l'Eyebrow. Questo è un matitone che presenta un caratteristico colore bianco rosaceo, molto naturale, che aiuta a liftare l'occhio. Amo, per i make-up, no make-up come quello di oggi, applicarne una piccola porzione solo in quest'area e a volte inganno anche lo spettatore, applicandone una punta anche all'interno dell'occhio. Lo sfumo con il calore del polpastrello nell'angolo interno e lo diffondo in modo semplice con le dita anche nell'area sotto il sopracciglio. Questo matitone conferisce subito un aspetto di occhio aperto, sopracciglia perfezionate, corrette, alzate, liftate, senza però essere troppo carico o visibile. Lo adoro. Prendo una matita nera, questa di Clinique a punta sottilissima e autotemperante, alzo la rima ciliare inferiore e vado ad accarezzare il bordo inferiore delle mie ciglia. Questo trucchetto creerà un sacco di definizione, ma non sarà un vero e proprio eyeliner. Questa è la differenza tra i due occhi. E guarda questo quanto sembra più incorniciato. E allungo leggermente col dito, creando un'ombra a diffusione, una tecnica che ora va di moda dappertutto sui social, ma che io eseguo da anni senza pennellino, solamente allungando il tratto della matita qua. Si creerà un'ombra millesimale che darà l'effetto occhio allungato, ma senza eyeliner. Mascara. Oggi voglio un effetto diffuso ma molto naturale, quindi tocco mascara e utilizzo Hypnose Drama di Lancôme. Guardo verso il basso e mi concentro solo sulle punte. Per un effetto ancora più naturale avreste potuto optare per il mascara marrone. Fermo qua perché se continuo questo ti fa letteralmente i falchi. Noi vogliamo un effetto make-up, vedo o non vedo. Ora concludo con le labbra e vi faccio vedere questa lip combo che è letteralmente la mia ossessione del periodo. Matita Huda Beauty, le più resistenti tra le mie preferite, nella tonalità Honey Beige. Disegno il contorno delle mie labbra, mi sono alzata solo appena qua a ridosso dell'arco di Cupido. Ovviamente il lip plumper di NYX che ho appena rimosso ha contribuito a dare, credo che lo notiate bene anche voi, questo effetto labbra più carnose e rimpolpate. Coloro le mie labbra in questo modo con questa matita che ha una tonalità per il mio incarnato molto naturale. Sfumo. Dopodiché, prodotto segreto. Celeste dei Beyond Blur di Nabla è la tonalità carne, molto naturale, a effetto opaco. Tra l'altro, un prodotto che va a idratare le labbra nonostante sia opaco. E ha anche una copertura non totale, quindi è un prodotto molto credibile sulle labbra. Lo applico picchiettandolo, questo è un altro sistema con cui rendere più credibile ancora un rossetto. Picchiettando infatti lo stick direttamente sulle labbra si avrà un effetto diffusione del colore che risulterà meno pieno. Sulle labbra io ho un po' personalizzato, un po' imbrogliato. Si vede che c'è del colore, si vede che c'è un prodotto, però è meraviglioso e comunque si fonde con tutto l'incarnato in maniera davvero naturale, quindi non sembro così tanto truccata, ma in alternativa un gloss che è trasparente fa già il suo sporco lavoro perché mantiene le labbra lucide, sane, idratate e anche su labbra nude un semplice gloss trasparente come questo può davvero fare la differenza. Amici, questo era il nostro look finito, fatto dal vivo più che dal video. È stupefacente perché non si nota quanti prodotti abbia applicato e perché. Se non amate risultare truccate è sicuramente una strategia furbissima. Ci tengo a segnalarvi che tutti i prodotti che ho scelto per questo make-up hanno come punto d'incontro l'essere sottili, avere una texture che non pesa sul viso. Questo per me è un fattore importantissimo. Detto questo, spero che questo video vi abbia potuto intrattenere, ispirare. Se avete domande o curiosità, mi raccomando, fatevele nei commenti, io vi leggo super super volentieri. E il mio augurio per voi è uno, sempre uno e solo uno, ma il più importante, non scordate di starmi bene. Ciao!